Io ho sempre l'onere di parlare a nome della mia famiglia e l'onore anche, perché comunque è un onore. E, vabbè, parto anche con i ringraziamenti a tutte le amministrazioni comunali con cui collaboriamo, perché grazie all'appoggio dei comuni e dei sindaci che siamo riusciti in questi anni a sviluppare quello che è il progetto Varesina. In questo caso, visto che siamo qui, ringrazio personalmente Giancarlo perché ho assistito più volte alle riunioni tra te e mio papà e vi posso garantire che dietro questo risultato c'è veramente un grandissimo lavoro, che è un lavoro quotidiano. Quindi per questo ringrazio tantissimo anche l'architetto Lanzo, che è un po' il nostro punto di riferimento per le strutture, che ha fatto un grandissimo lavoro. E la famiglia Cuscunà per l'appoggio e per la collaborazione che abbiamo instaurato da sempre, quindi a loro va un grande ringraziamento perché non sono mai stati gelosi della Varesina e ci hanno accolto in quella che è una loro creatura perché sono stati i primi a credere veramente in questo progetto. Noi siamo stati bravi a cogliere quella che era la loro passione, aiutarli a sviluppare quello che oggi è Varesina. Io penso che la Varesina Sport oggi sia un riferimento per il territorio. Il progetto è quello di portarlo a diventare una polisportiva importante e penso che siamo sulla strada giusta, ma ci sono ancora tante cose da fare e tutto, quando parlo con mio papà lo diciamo sempre, passa poi dalla passione che noi abbiamo nei confronti dello sport. Perché poi al di là degli investimenti e della fatica quotidiana per sviluppare queste cose, la base deve essere la passione per lo sport e per i giovani. Quindi mi fa piacere aver sentito oggi parole verso i giovani, il settore giovanile, che per noi è un fiore all'occhiello e non è solo un fiore all'occhiello per i ragazzi che arrivano a fare i professionisti, ma è un fiore all'occhiello perché noi sappiamo che diamo la possibilità a più di 700 ragazzi nel mondo del calcio, ma con la collaborazione che abbiamo aperto nel basket e anche in altri sport, a veramente tanti ragazzi di fare attività sportiva, di crescere in un ambiente sano con delle regole e logicamente anche di fare qualcosa di importante a livello fisico. Quindi è un progetto che abbiamo ben in mente, che sappiamo dove deve arrivare e questo è uno dei tanti passi che abbiamo fatto in questi anni. E sono convinto che faremo sempre di più, grazie anche alle amministrazioni comunali e alla passione, che accomuna un po' tutta la mia famiglia. E volevo fare un ringraziamento speciale, mi emoziono un po' sempre, quando parlo della mia famiglia, mio padre, perché, io penso che sia. Una persona che ha veramente una grande visione, una grande passione e sono orgoglioso che sia mio padre. Quindi lo ringrazio e ringrazio tutta la mia famiglia per quello che siamo riusciti a fare in questi anni. Grazie. Basta.